Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere 5 anime da seguire durante questa prima stagione invernale del 2018. Ho scelto per questo primo video tutte uscite di gennaio, in modo tale da darvi subito o quasi qualcosa da vedere. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace per supportarmi al massimo. Se con il passare del tempo volete altri video del genere, dove vi dico mano a mano quali anime potrebbe essere bene seguire, superiamo almeno i 700. Confido in voi. Ulteriore precisazione molto importante, ho scelto anime nuovi, ovvero che non hanno precedenti stagioni alle spalle. Ho tolto per esempio Overlord e Seven Deadly Sins di proposito per lasciare spazio a qualcosa di meno conosciuto. Il primo in questione è Beatless. L'uscita di questo anime è prevista per il 13 gennaio e il suo numero di episodi è ancora un mistero, verosimilmente 12 se non di meno, dato che il manga è molto corto, si compone infatti solo di 2 numeri. Ovviamente la serie animata potrebbe essere bella che allungata, vedremo. Comunque i suoi generi sono azione, fantascienza e sentimentale. Ho scelto di inserire questo titolo perché ho appunto letto il fumetto e devo dire che non è affatto male, di conseguenza l'ho inserito qui oggi. La trama prende le parti di un androide di nome Lesia, che per un motivo o per l'altro finirà a far parte della comunità umana. Questo androide possiede le sembianze di una ragazza e incontra un certo Arato con il quale instaurerà un rapporto quasi di amicizia, anche se poi sarà in realtà la sorella del ragazzo inizialmente a volerla tenere a casa. Una notte Arato viene improvvisamente coinvolto in un assalto di misteriosi fiori di ciliegio che mandano in tilt tutti gli umanoidi e le altre tipologie di macchine, rimanendo intrappolato. Qui entrerà in gioco Lesia. Riuscirà la ragazza a liberarlo? Il mondo dove si ambienta la storia è un mondo tecnologicamente molto avanzato, dove i robot svolgono un sacco di mansioni e sono utilizzati quotidianamente. Insomma, una visione che noi ancora non vediamo neanche con il cannocchiale. Il secondo di oggi è Grand Crest Senki. In questo video i riassunti saranno abbastanza brevi, in quanto ovviamente non è che ci sia molto da dire, visto che ancora sono tutti anime da visionare completamente, a parte quello finale. Di conseguenza non c'è ancora molto di cui parlare effettivamente, se non appunto il riassunto dato al momento del rilascio dei vari trailer, che cercherò di adattare con le mie parole e alle mie esigenze. Comunque il primo episodio di quest'opera è stato trasmesso il 6 gennaio. La serie non ha ancora un numero preciso di episodi e i suoi generi sono avventura, fantasia e magia. La storia si ambienta in un continente nel quale pervade il caos, un sopperibile solo dai signori che possiedono il potere dello stemma, conosciuto anche come sigillo sacro, il quale viene appunto utilizzato per proteggere la gente. Molti di coloro che dovrebbero proteggere il popolo però hanno perso la testa per il potere e ingaggiano spesso guerra fra di loro, dimenticandosi di purificare il male che ingloba piano piano sempre più terre e in modo sempre più distruttivo. I protagonisti della storia sono Shiruka, una maga solitaria che odia con tutta se stessa i signori per via degli abusi di poteri, e Teo, un ragazzo in viaggio per conquistare la forza necessaria a liberare il suo vecchio villaggio, oppresso da un tiranno. I due stringono un patto secondo il quale giurano di combattere contro il caos e soprattutto di liberare il continente. La storia ha così inizio. Il primo episodio sembra far trasparire una grafica molto ben fatta e ben curata, di conseguenza sotto questo aspetto sono fiducioso. Inoltre la trama stessa promette alquanto bene. Terzo di oggi è Death March. Il primo episodio è previsto per l'11 gennaio e si comporrà in totale di 12 episodi. I suoi generi sono avventura, anime e fantasy. Inoltre, udite udite, è un trasportato in un altro mondo. So che questo genere piace ad un sacco di voi. Comunque il protagonista è Ichiro, un programmatore 29enne impegnato in quella che viene definita una Death March, ovvero una sorta di maratona o meglio periodo durante il quale un team di programmazione è impegnato assiduamente in un progetto destinato ad avere ampie probabilità di fallimento. Il nostro protagonista, durante un attacco di stanchezza, decide di schiacciare un pisolino, ma quando si risveglierà non si ritroverà più nel posto di prima, bensì in un mondo fantasy, soprattutto nel corpo di un ragazzo di 15 anni di nome Satou, con abiti normali e di livello 1. Le battaglie non si lasciano aspettare, combatte subito contro un esercito di uomini lucertola e sale di livello, anche se nasconderà la cosa per continuare il suo viaggio. Gli avvenimenti però non andranno come da lui sperato, infatti diversi guai lo aspettano sul suo cammino. Il quarto di oggi è Toji no Miko. Il primo episodio è andato in onda il 5 gennaio e la serie si comporrà di 12 episodi, i suoi generi sono combattimento e scolastico. La trama prende le parti di alcune ragazze denominate Toji, ovvero delle sacerdotesse guerriere che vengono istruite in 5 speciali scuole sparse per il Giappone e ogni primavera si misurano in un torneo per determinare la più forte. Ed ecco quindi a voi anche l'anime con all'interno un torneo, dato che ultimamente mi state chiedendo spesso anche questa tipologia. Comunque le Toji vengono addestrate fin da tempi antichissimi per proteggere la minaccia degli spiriti Aratama, utilizzando la loro spada e con il fine ultimo di esorcizzarli.
L'ultimo di oggi è in realtà un anime iniziato durante la fine del 2017, amato da tutti coloro che lo stanno guardando, me compreso. Sto parlando di quello che viene conosciuto maggiormente con il nome di The Ancient Magus Bride. I suoi generi sono fantasy, sentimentale e magia, e completamento si comporrà di 24 episodi. La trama segue le vicende di una ragazza di 16 anni che ha perso tutto, non ha una famiglia e nemmeno qualcosa di bello come delle speranze. Insomma, nulla della vita può sembrarle positivo. Qualcosa, o meglio qualcuno, cambierà la sua vita per sempre. Un mago le propone una possibilità difficile rifiutabile, ma le starà offrendo una via d'uscita dalle tenebre oppure un modo per addentrarsi ancora di più in esse? Ovviamente questo lo lascio scoprire a voi. Personalmente penso sia uno dei fantasy sentimentali più carini che stanno uscendo nell'ultimo periodo. Gli episodi non risultano noiosi e spesso ti ritrovi a voler subito l'episodio successivo. Di conseguenza, nonostante non sia un anime effettivamente nativo del 2018, ho deciso di consigliarvelo comunque. Detto questo ragazzi, per oggi il video giunge al termine, spero come al solito che vi sia piaciuto, se così vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi se non siete ancora, fatemi sapere quali avete intenzione di guardare e quali no, un saluto a te, ciao!